Oggi, 2 novembre 2014, per la ricorrenza dei defunti, dedico la mia poesia Pensieri inespressi dell'anima. Grazie. Pensieri inespressi dell'anima. La farfalla dell'arcobaleno. All'alba del presente di, del passato futuro remoto che fu, nell'aurora brillante, piena di sfavillanti raggi di luce radiati dal sole nascente, all'imbrunire della sera di una notte serena, ombrata da una nube scura, piovigginosa e pendente. Nella scala della vita del tempo passante, scorrevolmente piacente, il funesto carro andava cigolando nella pioggia, battente, con passo cadente. Una farfalla sull'omano del fu si posò, volando con le ali si adagiò, supplicando di non fare più tanto e tanto rumore, indicando la via splendente del Signore e del suo paradiso pieno di splendore, ancora ogni ora. Il funereo carro si fermò ad ascoltare la conversazione, guardava la farfalla dai colori profumati, tutti felicemente estasiati. Non faceva più rumore nel prato verde dei colori, ammirando la sua magnifica bellezza lucente, dei 7 e 7 colori della pioggia dell'arcobaleno scintillante, coperto dall'ombrello celeste che parea invadente, brillante come l'oro iridescente dei fiori dell'iris e rispecchiandosi nelle mille e mille gocce di rugiada, parevano mille e mille diamanti colorati. Lei, felicemente beata, se ne andò, richiamata dai suoi 7 e 7 colori, allontanandosi verso il sole. L'anima, rilassata dalla farfalla dell'arcobaleno, riprese il cammino su per la strada del suo destino, seguendo la scia della farfalla volata via. 2 angeli erano lì davanti alla porta per fargli da scorta. Il paradiso si spalancò e l'anima già arrivò. Giovanni Ranaldo.